Benvenuti in questo tutorial dedicato a Pratico. Innanzitutto vediamo un po' come è strutturata quella che è la gestione del software Pratico. Nasce proprio per la possibilità di poter creare pratiche edilizie. Quindi, innanzitutto, una volta avviato il programma, possiamo andare nel menu contestuale e vedere praticamente le varie gestioni, quindi informazioni dove è possibile inserire quella che è la licenza. Possiamo quindi andare nella sezione supporto dove c'è la possibilità di richiedere la teleassistenza, apertura di un ticket e andare a vedere quelli che sono i video tutorial. Inoltre permette quindi di creare una serie di backup nel caso in cui dovessimo appunto disinstallare il programma e reinstallarlo su una nuova postazione e quindi recuperare quelli che sono i backup delle pratiche effettuate. Inoltre, ovviamente, possiamo procedere poi ad andare nel menu principale. Nel menu principale, dove è il menu Home, un unico molto lineare, dove innanzitutto troviamo quella che è la gestione utente. Cliccando su gestione utente, difatti, io qui la prima cosa che vado a fare è quella di creare quindi i dati del professionista, del tecnico. Quindi io adesso vado a inserire quelli che sono le impostazioni, informazioni dei dati del professionista, quindi andiamo a mettere i dati del professionista in modo da poter compilare correttamente quelle che sono tutte le informazioni: indirizzo, via Roma 55, numero, ok, possiamo inserirlo anche nel campo specifico. Ovviamente è possibile anche utilizzare la funzione tab per scorrere velocemente da un punto ad un altro, quindi andare a compilare velocemente quelli che sono tutti i dati. Ovviamente possiamo inserire tutte le nostre informazioni, del dato cellulare, email, e ovviamente eventuale PEC, partita IVA se, del professionista, inserire i dati di iscrizione del collegio, ordine, geometri di Avellino, provincia Avellino, numero di iscrizione, mettiamo il numero di iscrizione, dati dello studio, studio Rossi, città Avellino. In modo abbiamo completato quello che è correttamente. Basta cliccare su salva e i nostri dati del tecnico sono stati ovviamente inseriti. Qui andiamo a inserire quello che è il calcolo del codice fiscale. Ok, perfetto, e salviamo. Possiamo quindi entrare in un secondo momento, continuare a fare delle modifiche e apportare i nostri salvataggi. Andiamo adesso nella gestione vera e propria. Abbiamo una sezione clienti, tecnici e imprese e pratiche. Al momento, se andiamo su pratiche, non c'è nessuna pratica ancora creata. Per poter creare le nostre pratiche, possiamo innanzitutto andare a inserire quelli che sono i dati del cliente. Dati tecnici e imprese sono eventualmente un archivio dedicato di tecnici e ovviamente anche di imprese che vengono praticamente inserite all'interno di una pratica edilizia. Ad esempio, qui andiamo a inserire i nostri dati. Ok, quindi già li possiamo inserire come esempio, calcolo, ok, andiamo a inserire il nostro codice fiscale, partita IVA, residenza, insomma, dati principali del tecnico, e possiamo quindi arricchire tutti i dati necessari che ci serviranno poi per la compilazione della compilazione della pratica. Lo stesso discorso ovviamente vale anche per eventuali dati di imprese e quant'altro. Andiamo nella sezione clienti. Nella sezione clienti, innanzitutto, la pratica parte appunto da ogni singolo cliente, quindi clicchiamo su nuovo e qui andremo a inserire i dati del nostro cliente. Vincentis Antonio, nato a Pratica,
Avellino. Alvi. Data di nascita 1505. 1970. Calcolo del codice fiscale viene fatto in automatico. Residente Avellino. Andiamo a inserire indirizzo via delle Rose 23. Beh, tutti i dati relativi ovviamente possiamo fare già salva e andare a inserire quelli che sono i dati dell'immobile. Nuovo immobile, quindi villa residenziale, nuovo immobile, comune, i dati del comune, indirizzo via delle Rose 23, scala 1A, tutti i dati relativi al piano, quindi primo piano, interno 2, fabbricati, foglio, sezione urbana, se destinazione d'uso, abitazione. Ok, quindi una volta fatto questo dato, tasto destro, aggiungi pratica, quindi andiamo a inserire quella che è la pratica. Qui abbiamo la possibilità di fare una procedura guidata per i titoli abilitativi principali, e oppure è possibile andare a generare quello che è un modello nazionale o regionale relativo appunto alle pratiche edilizie. Noi andiamo a fare quella che è una comunicazione inizio lavori e andiamo a scegliere quella relativa alla regione di competenza. Qui sono riportate tutti i moduli presenti della CILA, SCIA, PDC delle regioni, dove quindi è possibile trovare sia quella regionale che quella specifica nazionale. CILA Campania, andiamo a scegliere CILA Campania, in automatico il programma mi genererà quella che è la documentazione vera e propria del nostro documento. Difatti qui posso andare ad aprire tutta la struttura d'albero, dove io posso quindi navigare. Come vedete, mi ha compilato già i dati principali, ovviamente alcuni dati non l'avevo ancora inseriti, però ovviamente quindi è completamente anche in questo caso editabile, quindi posso inserire normalmente anche direttamente sul modulo. Posso andare ad adattare alla pagina, quindi fare eventualmente uno zoom tenendo premuto il tasto CTRL da tastiera e con la rotellina andare a aumentare lo zoom del documento e quindi andare poi a compilare tutti quelli che sono i dati necessari per con le relative spunte e quant'altro. Ora stiamo vedendo la versione demo, ma ovviamente nel momento in cui io vado ad attivare quella che poi la licenza viene tolta praticamente il testo. Se io devo andare ad esempio a inserire un dato come titolare, quindi importa dati, ecco qui si vado a prendere il cliente e in questo modo mi va a caricare quello che è il dato direttamente senza doverlo andare a inserire, perché io già l'avevo caricato nell'archivio clienti. Lo stesso discorso vale per il progettista tecnico, quindi vado sul tasto destro, importa, e vado a inserire quelli che sono i dati del mio tecnico e così via. Lo stesso discorso vale per l'impresa. Una volta che ho terminato quelle che sono tutte le funzioni, posso fare salva, ok, e posso creare il PDF o stampare il PDF direttamente. Quindi in questo modo mi dà la possibilità di avere già il mio archivio nella pratica, quindi se vado nelle pratiche generali, qui ecco qui già inizia a compilarsi quella che è la sezione della mia di tutto l'archivio delle mie pratiche. Posso vedere praticamente tutte quelle aperte e chiuse, quindi doppio clic posso rientrare all'interno della pratica. Posso dare una descrizione, CILA, CIL. Ok, protocollo 001, la pratica è chiusa, ok, data di chiusura e salva. Quindi una volta che è stata praticamente salvata, ecco qui, ho compilato tutti quelli che sono i dati e posso vedere quelle che sono chiuse o aperte.